legge. Per farla vedere, perché questo singolo non si vedeva neanche.
un aneddoto di qualità, se possiamo dire, tanto siamo perdendo, non la trovavano neanche, perché è talmente piccolo, è un pezzettino di carta, sono andato due volte per trovarlo. L'episodio, diciamo, se abbiamo più che altro un ordine anche cronologico, questa è anche una tappa importante, perché nel 1394 Cava, con la bolla di Bonifacio XI, diventa effettivamente città. Questa è una cosa che dobbiamo sapere tutti, perché prima siamo terre della Cava, cioè delle terre sparse che facevano comunque capo all'Altaria. Nel 1394 finalmente, con un editto papale, perché non ci dimentichiamo che chi comandava era il potere religioso, che era anche il potere politico all'epoca, adesso no, ma all'epoca era anche politico. Quindi finalmente questo papa, Bonifacio XI, il nome di città a questi territori. Nella stessa epoca Cava si lancia anche dal punto di vista dell'architettura. Un architetto molto bravo, Rolfo di Giordano della Cava, addirittura viene in Jugoslavia e fa diverse opere, tra cui questa fontana che sta a Dubrovnik, che si chiama Ragusa. Quindi i cavisti erano bravissimi come, sia come architetti sia come scultori di testimonianze architettoniche molto antiche, sempre del 400, sono quest'arco che sta a San Pietro, questo portone di questo palazzo, palazzo Carfaro a San Pietro, e questi altri pilastri ottagonali, alcuni stanno anche con lo scacciaventi, al Palazzo Riglia a Castagneto. Se la fase c'è, cioè, già Fetiani cominciava a vedere delle cose, si comincia a vedere la città. L'episodio della Pergamena Bianca, che viene subito dopo, a fine 400, che però viene rivisto in una chiave un po' diversa. Praticamente questo professore universitario, Francesco Senatore, che è un bavese che insegna a Napoli, la rivede in maniera diversa, dice: non c'è stato nessun salvataggio del re da parte dei cavisi, più che altro un episodio, diciamo, di rispetto, di fedeltà al re genetico, per il quale questa Pergamena Bianca non ci sta un singolo episodio, non ci sta questa battaglia, sì, c'è stato, sono andati in tale, però l'episodio famoso dei cavalieri che partono alla rembaggio e vanno a salvare il re, lui lo smonta un pochettino, e ci sta un bel libro per quale tratta questa storia, proprio il vicino si fa leggere proprio una serata, perché sono poche pagine, e sale di subito, si chiama la Pergamena Bianca, e si sviluppa il di 2015, ed è un po'... Ve lo potevo mettere perché ha usato anche un linguaggio proprio semplice, lui ci viene proprio a parlare in maniera facile, non dando come gli altri, un po' più fatteggiati. Un altro episodio, è questo è più che un episodio, è parlare della storia dello stemma della città. Sì. Questo è importante perché... Le quattro fasce piano. Qua me lo dite pure a me, fate riposare. Come la sua, e voi l'avete presente, cioè derivano praticamente un po' dalle fasce orizzontali dal sistema della Badia, secondo lui, e quelle verticali dello sistema della Badia. La corona, diciamo, appartenente a Napoli, diciamo. Sì, alla fede, la visione di tutti, facciamo anche questa stessa cosa. E poi, vabbè, io ho fotografato sempre, ovviamente, la polemica degli stimmi che non conosciamo neanche bene dove stanno. Questo qua, per esempio, sta nel posto della Madonna del Duomo, del più antico. Stava dietro la chiesa, in realtà non si vede, lo spostato è stato messo fuori, nel posto di questo sta San Francesco, questo qua sta sopra le nostre teste, in quanto è conservato no, nella sala sopra, in senso, nella sala sopra, dopo possiamo andare a vedere, visto che sta Mentecani guardata, e io fui commissionato a delle opere molto importanti, grandi, della battaglia di Santa Lucia, Pergamena Bianca, l'allegoria della città di Cava, che poi il luogo della mostra, cioè questa bella donna seduta con tutte le acque sedi e sempre la città di Cava. E lui l'ha fatto un po' così. Ma lo stemma adesso di Cava utilizzato al momento, ed è quello storicamente. È finito una volta, speriamo. È stato definito. No, sai perché? Perché la domanda è lì, è stato usato tante volte in maniera sbagliata, ci stati con valori sbagliati. Esatto, devo studiare. Questo qua, se mi vedi, della la colonna deve essere questa qua, con quella torrilla, dico bene, deve essere questa qua, con la ciglia.
perché a un certo punto il sistema era giusto, ma i colori faceva chiaro, abbiamo avuto anche questo, perché aveva le due, invece deve essere così. Questo imperatore che aveva il regno più grande dell'epoca, diciamo, aveva tutta l'Europa, fino all'Africa, e stiamo parlando del 1530 più o meno. E un bel giorno decide di risalire, dopo la vittoria che aveva fatto in Africa, di risalire tutto l'Europa. E passa per tutta l'Italia attraverso il Gabriele. Quindi già di Galesi che feste fanno, perché le messe in allora a vedere che si muore la che ne so, vanno, la merca, ne vanno sempre personaggi importanti. E quindi Cavaliere non si capisce più, feste, festeggiamenti, siamo nel 1535. E la cosa simpatica è che questo re non passa sul ponte di San Francisco, salendo da sotto, perché il ponte non c'era ancora, è stato fatto dopo. Probabilmente è stato fatto dopo il suo passaggio, dopo perché bisognava passare su questo ponticello piccolino, già degradato, ridotto, ma ridotto all'epoca, attualmente l'esistenza. Attaccato, quindi sta assurdo, è il risultato del fare l'attuale ponte di San Francisco. Senti attaccati tu, ci sono attaccati. Il modo in cui si rimasti storici hanno questo non ci sto modellando. Se volessi stare qui. Ciao, grazie. E quindi diciamo, questo ponticello però lo ritroviamo di vincolo, addirittura da vicenda del 1950, dove stanno quadri, non c'è sta niente della stavessa, non ce l'immaginiamo. Io sinceramente mi è piaciuto molto questo quadro che ha fatto il figlio amico, lui la testa si immagina da questa nuvola nera che preferisce i Galesi. Qua siamo andati al purgatorio, è bellissima adesso, bravo, diciamo dalla media terra, è simpaticissimo, perché magari non è una grande pittura, però è significativo, rende l'idea. E mi piace questa foto invece di Angelo Dottorella, fotografo bravissimo di Cava, in cui si vede questo tramonto, diciamo, questa sera, e questi Galesi che salvano questo gruppo di salvano la processione. E perché secondo me? Perché qui la processione, la ricordo, saliva, era ucciso, no, davanti, da qua, via di lì, e quindi si narrava, non sarebbe sarebbe simpatico di un amore di destinare monologo fare più perché la terra non chiuso, c'è stato che si è fatto tutto, non si può passare più. Quindi sono un po' di anni insomma che non si può passare più. Come pure sta per morire la questione degli appestati, perché l'anno scorso quasi quasi non partiva. Alla fine è partita.